Allora, dato buonasera a tutti. Sì, io mi rilascio a quanto diceva adesso Alfredo, anche perché conosco, come dire, l'attività che Alfredo ha fatto in questi anni, proprio medicina, eccetera. Siamo, come dire, incontrati tante volte nel fondo di informazione, eccetera. E quindi io ringrazio proprio anche pubblicamente Alfredo per il grande lavoro che ha fatto proprio in questi anni, che credo che sia stato e quindi credo che un po', voglio dire, anche il merito di quel 74, quando hai detto 76%, 70,06% insomma sia dovuto anche all'attività che tu hai fatto. E dunque, sono contento anche di questa serata perché con Alfredo, anche con Giulia, ci siamo scambiate molte opinioni in questi ultimi mesi, proprio anche sulla vicenda Campania, sulla vicenda delle biomasse, eccetera, e loro sanno bene anche la mia preoccupazione. Da un punto di vista di quello che si sta muovendo. Perché la mia preoccupazione? Perché io mi occupo nella mia attività, sono consulente per le attività produttive regionali per quanto riguarda il piano energetico regionale che verrà adottato poi a fine di quest'anno, e mi occupo anche di 18 piani energetici comunali, 8 in provincia di Bologna e 10 in provincia di Ravenna. Uno di questi piani energetici è proprio quello di medicina che cominceremo proprio nei prossimi mesi e lo porteremo all'interno di questi piani energetici. Stiamo facendo un percorso particolare perché 6 comuni, dove capofila è Casalecchio di Reno e c'è anche medicina tra questi 6 comuni, stanno diventando comunità solari. Ora, quando si parla di comunità solari non vuol dire comunità basate sul fotovoltaico, perché anche su questo c'è molta confusione. Oggi c'è stato un referendum, abbiamo messo, spero e si spera finalmente, abbiamo chiuso la tomba dell'energia nucleare, abbiamo aperto quella delle rinnovabili, si spera perlomeno che adesso il percorso diventi chiaro, preciso, ma attenzione perché quando apriamo la strada delle rinnovabili siamo coinvolti. Cioè, mentre sulla strada del nucleare c'è un grande investitore, un unico gestore e tanti utenti che partecipano a scegliere quel servizio in funzione di quanto costa quel servizio, quando si va sulle rinnovabili questo non è più possibile. Non è più possibile perché il risultato che se no abbiamo è quello che diceva prima Alfredo, cioè gestire le rinnovabili come si gestisce il sistema centralizzato, cioè con il grande investitore che investe. Dico Enel, dico ERA, dico tutti coloro che in qualche modo eccetera, ci portano verso i grandi piani e quindi enormi impianti fotovoltaici sui terreni, grandi centrali, eccetera. Perché? Perché hanno bisogno di centralizzare il sistema e quindi devono fare dei piani. Ma siccome rinnovabile vuol dire prendere metro quadrato per metro quadrato di territorio, perché bisogna andare a raccogliere il sole, che se lo raccogliamo col fotovoltaico, col solare termico, con le biomasse, comunque dobbiamo raccogliere il sole, allora vuol dire che in realtà la dimensione dell'impianto è il territorio. E allora quando comincia a diventare il territorio dobbiamo essere consapevoli che per i numeri che dobbiamo fare comincia a diventare anche nostra responsabilità partecipare a questo. Allora, qual è il problema che abbiamo di fondo? Ora, quando noi andiamo a vedere i consumi, per esempio, delle nostre case, ci rendiamo subito conto di un problema. Perché? Se voi prendete una casa media, come diceva prima Alfredo, la nostra casa media, consuma circa dai 10.000 ai 15.000 kWh termici, cioè che serve fondamentalmente per scaldare dell'acqua che fa funzionare il riscaldamento, e 2.500 kWh elettrici. Allora vuol dire, quando noi pensiamo a un mondo solare inteso come un mondo fotovoltaico, tutti con i loro impianti fotovoltaici, eccetera, noi dobbiamo cominciare a pensare che il fotovoltaico, e quindi l'energia elettrica che noi consumiamo, ma mediamente questo a livello italiano, rappresenta un terzo del problema. Perché gli altri 2/3 sono calore, cioè dobbiamo produrre calore. È vero che lo possiamo produrre anche con l'energia elettrica, ma stiamo attenti perché vuol dire fare degli impianti che sono 5 volte più grandi, quindi abbiamo bisogno di 5 volte più di territorio. Allora vuol dire che noi a questo ci possiamo arrivare, ma non ci possiamo arrivare domani. Ci possiamo forse arrivare domani l'altro o post domani. Voi considerate che una transizione energetica richiede minimo 50 anni, 60 anni. Vuol dire che oggi cominciamo un percorso che
che deve finire tra 50-60 anni. E noi vediamo solo l'inizio del percorso, non vedremo forse, molti di noi, io spero anche di vederlo, ma insomma, molti di noi non vedranno la fine di questo percorso, vedranno solo l'inizio del percorso. Esattamente come io dico sempre nelle mie conferenze, che dico, Henry Ford ha visto l'inizio del percorso dell'automobile, perché l'ha creato lui, non ha visto cos'è, vuol dire mettere due automobili in ogni famiglia come abbiamo oggi, o quasi tre in ogni famiglia. Magari se oggi fosse presente, urlerebbe al miracolo, dice, quante ne abbiamo messe nelle famiglie, finché c'erano cavalli, ovviamente non c'erano automobili. Allora, perché dico questo? E qui così arrivo ad allacciarmi al problema di stasera. Perché sicuramente abbiamo un problema a produrre le rinnovabili termiche. Allora, rinnovabili termiche oggi vogliono dire due strade fondamentalmente. Una è il solare termico, cioè pannelli per scaldare dell'acqua. Pannelli per scaldare dell'acqua dovrebbe essere una scelta prioritaria, perché se ogni famiglia avesse 4 metri quadrati per scaldare dell'acqua sanitaria, il risparmio sulla bolletta sarebbe poco. Ma a livello nazionale ci risparmieremo il 10% del metano, cioè 10 miliardi di metri cubi di gas metano. Voi pensate che dalla Libia parte un gasdotto che si chiama Green Stream, che importa in Italia 9,5 miliardi di gas. Ci potremmo risparmiare un gasdotto, tanto per dire, se ogni famiglia avesse i 4 metri quadrati. Però noi sappiamo, per esempio, le difficoltà di portare questo alle famiglie. Una difficoltà è culturale, cioè le famiglie che devono scegliere di andarci, cioè noi che dobbiamo diventare partecipi, cioè vuol dire che dobbiamo decidere di investire in quella direzione. Secondo, avere la possibilità di farlo, perché non sempre abbiamo la possibilità di farlo se andiamo nel centro storico, piuttosto che se andiamo nei grandi condomini, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè chi vive un po' questa realtà sa cosa significa. Oppure, se non andiamo verso il solare termico, ma qualcuno si dovrà prendere la responsabilità di non andarci in quella direzione lì, dobbiamo portare comunque le rinnovabili in centro storico, perché guardate che il 70% dei consumi che noi abbiamo sono nel centro storico. Oggi abbiamo soluzioni per le zone periferiche, ma non abbiamo soluzioni nel centro storico. Allora, se vogliamo portare la rinnovabile termica nel centro storico, noi possiamo procedere in due modi. O ci portiamo il calore nel centro storico, ma allora vuol dire parlare di teleriscaldamento. Se parliamo di teleriscaldamento vuol dire una centrale che produce energia termica tramite le rinnovabili e porta quel calore in centro storico, vuol dire costruire infrastrutture, fare infrastrutture. Vi dico questo perché non so chi di voi conosce il piano energetico europeo. C'è qualcuno che conosce il piano energetico europeo? Siamo andati tutti a votare tra sabato e domenica probabilmente, senza neppure sapere dove sta andando l'Europa. C'è un piano energetico europeo che dice che al 2050 l'80% di tutta l'energia che noi consumeremo dovrà essere coperta da fonti rinnovabili. L'80% vuol dire che noi tra 40 anni l'80% di tutta l'energia dovrà essere da fonti rinnovabili. Ma questo vuol dire elettrico, termico e trasporti. Il 10% del combustibile che noi utilizziamo per i trasporti dovrà essere al 2020 a fonte rinnovabile. Vuol dire che una macchina su 10 dovrà andare a fonte rinnovabile. Cioè, non è che abbiamo un percorso semplice, abbiamo un percorso complesso. Okay. Allora, vogliamo portare l'80% di rinnovabili in centro storico, termiche, ce le possiamo portare con teleriscaldamento. Ma voi prendete un paese come Medicina, 15.000 abitanti, Medicina consumerà qualcosa come circa 15-20 milioni di metri cubi di gas metano per far andare i fornelli, per scaldare l'acqua, 20 milioni di metri cubi di gas metano. Come sostituiamo quei 20 milioni di metri cubi di gas metano? Perché per produrre 20 milioni, equivalenti di 20 milioni di cubi di gas metano, ci vogliono due centrali a biomasse solide, legna, bronciale legna, tanto per dare un esempio, da 10 o 20 megawatt. Cioè, se noi vogliamo portare il teleriscaldamento in centro storico, noi dobbiamo cominciare a pensare che ci vogliono due centrali a biomasse.
perché devono essere rinnovabili, non possiamo fare una centrale biomassa, una centrale a metano, perché se non è rinnovabile ci possono anche portare il teleriscaldamento, ma non si risolve il problema. Okay? Allora, noi possiamo affrontare due modi, e dice, vabbè, allora invece di farne due, facciamone una. Se però ne vogliamo fare una, vuol dire che dobbiamo riqualificare tutte le case. Dobbiamo fare in modo che tutte le case nel centro storico vengano riqualificate e consumino la metà di quello che consumano oggi. Quindi invece di 20 milioni di metri cubi bisogna consumare 10 milioni di metri cubi. Vi faccio questi esempi qua per farvi capire che se noi votiamo ovviamente in una direzione, dobbiamo poi assumerci la responsabilità di cominciare ad andare nell'altra direzione. Vi faccio questo perché voglio togliere alcuni elementi che sennò passano alla discussione che abbiamo poi dopo quando parliamo di biomassa. Oppure, per esempio, si potrebbe andarci col biogas, col biometano. Gli impianti di medicina, lo facevo come esempio l'altro giorno ad Alfredo proprio, i 5 o 6 biodigestori di medicina producono ciascuno 2 milioni di metri cubi di biometano. Cioè, se il biogas fosse possibile purificarlo oggi a biometano, si potrebbe mettere direttamente nella rete del metano e portarlo direttamente nel centro storico alle caldaie che abbiamo in centro storico, che hanno il 90-95% di rendimento, quindi oggi sono probabilmente le tecnologie che rendono di più. Oggi 5 biodigestori o 6 biodigestori producono 12 milioni di metri cubi di gas rispetto ai 20 di cui abbiamo bisogno. Cioè coprirebbero il 60% del nostro fabbisogno. Cioè così abbiamo tutti gli elementi, così abbiamo tutti i numeri dentro, perché sennò non capiamo dove stiamo andando. Ora, qual è il problema che noi abbiamo? Se noi vogliamo seguire questa strada, la dobbiamo seguire dove abbiamo disponibilità di materiale. Allora, fare del biogas, per esempio, in collina, non ha molto senso. Però in collina, nel pedemontano, per esempio Casalecchio di Leno piuttosto che San Lazzaro eccetera, stanno cercando di gestire le biomasse, perché hanno le biomasse solide, perché hanno la gestione del sottobosco, hanno la possibilità di lavorare sulle biomasse, magari anche piccoli impianti di teleriscaldamento di quartiere, ma lì abbiamo la possibilità. Ma a medicina la biomassa solida non ce l'abbiamo se non gli spazi di potature nella gestione del verde pubblico privato, che sono comunque una quantità che possiamo gestire, possiamo fare, tanto che è già previsto come tipo di percorso, però è una piccola quantità. Cioè dobbiamo trovare un'altra risorsa con cui andare nel centro storico. E guardate bene che la soluzione deve essere fatta proprio comune per comune. Perché oggi il famoso decreto Romani 28, quello che è uscito il 4 di marzo, ha dovuto recepire la direttiva europea 28 di due anni fa, nell'articolo 31 e 33 del decreto 28 si recepiscono quelle che si chiamano trasferimenti tra stati o trasferimenti tra enti locali. Vuol dire che quegli stati membri della comunità europea che raggiungeranno il loro obiettivo al 2020 sono a posto. Chi sta sotto, come l'Italia che ha messo un debito, dovrà comprare energia da fonte rinnovabile dagli altri stati membri, come per esempio la Germania che sta sopra, che ha fatto di più di quello che doveva fare. Ma questo modo di ripianare dei migranti che comincerà l'anno prossimo, 2012, noi dobbiamo rendicontare a livello comunitario, ma questo modo di rendicontare, di ripianare debiti e crediti, si estenderà agli enti locali. Quindi quei comuni che raggiungeranno l'obiettivo, bene. Quelli che non l'hanno raggiunto dovranno comprare energia da fonte rinnovabile da quelli che invece l'hanno hanno fatto di più.